Oh raga, un giorno me lo sono preso anch'io, ho necessità di ricaricare le pile, di dedicarmi, insomma, agli affetti, alle persone a cui voglio bene, eccetera. Sono tornato qua per festeggiare alcuni avvenimenti, quindi sono tornato. E lunedì, ripartiamo a grado con una settimana fondamentale. La chiusura della settimana scorsa ha portato delle novità importanti, tra cui la richiesta di riammissione all'ECA della Juventus, e la Juventus ha notificato, ragazzi, il licenziamento per giusta causa a Massimiliano Allegri. Per cui, in un certo senso, sono rimasto anch'io scottato perché pensavo si arrivasse comunque a un accordo tra le parti civile, e invece no, la Juventus ha deciso di portare avanti questa decisione. Cosa c'è dietro? Cerchiamo di capire. Bentornati, sarà una settimana, ripeto, importante perché questa sarà quella dell'ufficialità di Thiago Motta alla Juventus, che dovrebbe arrivare già domani, potrebbe essere una giornata ottimale o persino oggi, non lo so, vediamo un po' l'evolversi della situazione. E io vi invito, ragazzi, per non perdervi i prossimi contenuti, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, soprattutto se siete un po' abituali, avete già visto anche qualche altro video del sottoscritto. Iscrivetevi, se questo è il primo video, godetevelo fino alla fine e poi decidete. Ma vi chiedo di commentare, grande partecipazione e il like, che non è indice di gradimento del video, visto e considerato un po' una cosa, ragazzi, che da quando ci sono i dislike è difficile capire se quel video è piaciuto o meno ad una platea di persone. E quindi è una metrica che serve solamente ai fini dell'algoritmo, non ha alcun indice di gradimento, ripeto, il like. Per questo chiediamo il like inizio video. Mi raccomando. Commentate però, che quella è la cosa più importante. Credo che un commento con tante situazioni scritte, tante cose scritte, lasci qualcosa più del like a me personalmente parlando. Ora, che cosa ho da dirvi su questi cambiamenti della continassa? Beh, intanto c'è un cambiamento a livello di linea politica, c'è un distacco totale dalle Ragnelli, c'è quasi una voglia di cancellare quanto fatto da Agnelli. Però di getto vi dico una cosa, io rimango tuttora affascinato da un'alternativa alla UEFA Champions League attuale, dal modo di gestire il calcio attuale della governance europea e non solo, anche quella nostrana italiana. Rimango affascinato perché credo che questo calcio sia migliorabile sotto tantissimi aspetti. È che credo che abbia un delta importante da raggiungere, ma oggi il calcio fa fatica a raggiungerlo e non ci si è mai interrogati effettivamente sulle reali cause di questa mancanza di evoluzione da ogni punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista economico, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui io tutte le istanze che stavano alla base del ragionamento sulla Superlega sono cose che io ho approvato, meno, se vogliamo vedere un po' la situazione, il modo in cui tutto ciò è avvenuto, questo distacco molto traumatico, una scarsa comunicazione su quelle che erano le istanze che hanno portato a questa Superlega, si è creato poco terreno fertile, perché credo che il calcio sia soprattutto di chi lo guarda e non di chi è protagonista a quei livelli là, perché sopravvive quel calcio grazie a chi lo guarda. Per cui chi lo guarda deve essere al corrente delle difficoltà reali nel gestire un club, delle difficoltà reali che affrontano i club durante l'arco della stagione, le difficoltà economiche, le difficoltà nella gestione, l'avere un format che consenta a certe squadre di incontrarsi con una certa frequenza per favorirne che cosa? Spettacolo. Non si è fatto mai un lavoro di comunicazione da questo punto di vista, però al di là di tutti i difetti di quella nascita, la Juventus in questo momento fa dei passi indietro. E vi dico anche che mi sono interrogato sul perché. Al di là della ripicca familiare su cui non entro, non metto becco perché non sono cose che so, sicuramente non corro in questo momento buon sangue tra John Elkann e Andrea Agnelli, e lo si vede nelle mosse. L'importante è che tutto non sia figlio di una faida interna familiare, ma che alla base di tutto ci sia un ragionamento. Perché finché certe mosse sono supportate da basi solide di ragionamento e pensiero,
Allora io posso anche comprendere certe scelte della Juve, perché se dovessi giustificare la Juventus dal punto di vista delle scelte, per quanto riguarda la questione dell'ECA, vi dico, secondo me la Juventus quando ha scelto di far parte del comitato organizzatore di questo format alternativo alla UEFA Champions League, a mio parere ha creato due situazioni brutte per noi stessi. In primis, abbiamo smesso di ragionare sulla programmazione calcistica, ci siamo dedicati invece alla programmazione politica di tutto il calcio europeo, cioè chi gestiva la Juventus aveva più testa in quello che non nella gestione interna, in primis. Due, la Juventus è stata facilmente attaccabile da ogni punto di vista e politicamente non siamo stati un traino, ma bensì siamo stati noi i sacrificati. Noi politici siamo stati facilmente attaccabili, per cui è stato un fail, no? Utilizzare la Juventus per trainare tante altre squadre verso quella scelta di distacco dal sistema attuale di governance per crearne un alternativo. Ecco, la Juventus non poteva e non aveva la forza per essere traino per tutte le altre. Per cui io capisco anche che magari Elkan dice: facciamo un passo indietro. Rimettiamoci, facciamo parte del codone o del gruppo che magari si riaggregherà un domani, perché non è escluso anche questo, ma senza essere noi a metterci la faccia come traino anche per gli altri. E credo che questa sia la situazione di comodo migliore, ma credo anche che ti esponga a molti meno rischi politici, perché io credo che poi certe cose non avvengano per caso, dall'inchiesta delle plusvalenze a tutto il resto, non credo che avvengano per caso. Perché dietro il calcio c'è tanta politica e noi a livello politico eravamo dei protagonisti troppo deboli. Per cui io posso anche capire che quel passo indietro è legato, vabbè, torno là, non cagatemi il cazzo, in sintesi, molto molto semplice. Può darsi che sia anche per questo, questa la ragione dietro tutto, non lo escludo. L'importante, ripeto, è che alla base non ci sia solamente un rapporto conflittuale tra due figure della stessa famiglia che gestiscono queste aziende qua, quindi questa è la cosa che io vorrei escludere. Per quanto riguarda invece Allegri, il messaggio è chiaro: la parte sportiva adesso è dedicata alla Juventus, in questo momento la direzione della Juventus, dirigenza, direttore sportivo, eccetera, è concentratissima solamente su questioni di campo. Per cui via tutta la parte politica che ci interessa relativamente. Ci si concentra solamente sul ricreare le basi per una Juventus vincente. E la decisione, la fermezza di certe scelte, tra cui anche il licenziamento di Allegri, la dice lunga sul cambiamento che ha adottato la Juventus. La Juventus è decisa. Secondo me, se Allegri avesse avuto un po' più di disponibilità nei confronti della Juventus, avrebbe strappato anche un accordo. La Juve non ci sta ad essere appesa e la Juve in questo momento si fa rispettare e mostra, lancia un segnale, ne punisce uno per educarne 100, per intenderci. E quindi la Juventus va avanti, dritta per la sua strada e arriva al licenziamento. Ragazzi, sono scelte forti che indicano un cambiamento interno. Ora c'è da capire come la Juventus verrà ristrutturata sul piano della forza della squadra, della gestione della squadra col mercato, con le scelte, però intanto iniziamo ad avere già un'altra faccia rispetto a quest'anno che è finito e rispetto agli anni scorsi. E questo mi fa piacere, c'è più attenzione verso le questioni di campo, sul tornare forti. Molliamo politica, molliamo ciò che meno ci compete. C'è voglia di tagliare rispetto al passato? Assolutamente sì. E c'è voglia di andare dritti, dritti per la nostra strada, una nuova strada rispetto a quelle che abbiamo percorso in questi anni. E io questo cambiamento lo percepisco. Non so se anche voi lo percepiate, ma sono curioso di leggervi sotto nei commenti. Più tardi, sicuramente un altro video di approfondimento su tutte le ultime notizie legate alla Juventus. Vi mando un forte abbraccio, ragazzi, sempre fino alla fine. Forza Juve. Ciao belli.